È stato presentato nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Pescara il nuovo libro di Francesco Mancini, La via adriatica alla liberazione di Roma nel 1943. Ex manager e attualmente consulente, Francesco Mancini, figlio di Antonio che fu uno dei primi sindaci di Pescara, concretizza il suo lavoro di decenni di ricerche in un volume di quasi 400 pagine in cui focalizza le sue attenzioni sulla data del 10 giugno 1944, quando Pescara fu liberata, benché la città fosse da mesi abbandonata dopo i bombardamenti degli anglo-americani, minata dai tedeschi e completamente saccheggiata. Solo alla fine del 1945 fu consentito ufficialmente il rientro della popolazione sfollata nelle campagne e sulle colline circostanti. Un caso, se non unico, alquanto singolare, che ha spinto Mancini a indagare e a cercare una spiegazione, allargando le sue ricerche anche oltre confine, come spiega lui stesso. In realtà la storia dell'avanzata anglo-americana in Italia è una storia complicata, fatta di due passi avanti e uno indietro, e in una fase estremamente delicata Pescara fu al centro sia della strategia americana sia delle visioni di Hitler, che in persona prevedeva che proprio a Pescara si sarebbe combattuta la battaglia fondamentale. Questo ci dà la misura di quanto grandi fossero le forze che distrussero Pescara e ci fa anche capire meglio quanto furono grandi i nostri predecessori nel ricostruire la città. Nessuna città fu distrutta come Pescara, né qualitativamente né quantitativamente. Nessuna città fu depredata di tutto, anche delle cassette di sicurezza e dei cavo delle banche. Nessuna città in Italia subì questo trattamento. E la spiegazione sta proprio nel fatto che sia i tedeschi che gli americani avevano deciso che qui si sarebbe combattuta la battaglia fondamentale. A moderare il dibattito nel corso della presentazione che si è svolta a Pescara è stato il giornalista Giorgio D'Orazio. La storia passa attraverso una ricerca di archivio assolutamente inedita e preziosa che Elena Garossi, storica di chiara fama, curando la prefazione al volume, ha sottolineato nella sua importanza. Parliamo di una ricerca che ha messo in luce i piani alleati nel 1943 che non sono stati avverati e di conseguenza la storia è andata in un altro modo per la città di Pescara e per l'Abruzzo. E il libro chiude appunto con un interrogativo spiegando come poteva o doveva andare. Il libro, descrivendo sia le fasi della strategia alleata che le vicende interne del nostro paese, fornisce un notevole contributo alla storiografia sulle operazioni militari nel tormentato fronte adriatico e all'esame delle conseguenze degli eventi bellici anche sulla nostra storia politica e istituzionale, come ribadisce anche Lorenzo Morelli, ricercatore di storia del pensiero politico. È un lavoro che aggiunge diverse pagine alla storia della guerra di liberazione italiana ed è un lavoro che getta una luce potente su ciò che sarebbe potuto essere e che poi non è stato. Potremmo dire di essere nel campo delle ucronie, delle ipotesi, ma così non è, perché il lavoro di Checco Mancini si basa su una ricerca documentale molto accurata dalla quale emergono appunto dei dati che gettano ampia luce su un percorso, una svolta che la storia avrebbe potuto prendere e che poi non ha preso, ma che resta assolutamente realistica.